Oggi affrontiamo la trasferta verso la città di Isfahan. Durante il percorso ci fermiamo alla semplice ma importante tomba e alle rovine del palazzo di Ciro il Grande, fondatore dell'impero persiano. Isfahan è il capolavoro dell'Iran, il gioiello dell'antica Persia, una delle città più belle del mondo islamico. Questa città divenne importante all'inizio del 1500, quando i primi regnanti della dinastia Safavide scacciarono i mongoli dal paese. Una città dai mille monumenti. Ma andiamo in ordine ed iniziamo dalla piazza dell'Imam, che è incorniciata dall'insieme di un tesoro architettonico unico e raffinato. Modello del mondo l'aveva battezzata lo Shah Abbas il Grande. Con i suoi 512 metri di lunghezza, questo immenso spazio aperto è la seconda piazza del mondo, superata solamente dalla severa Tiananmen a Pechino. Un tempo vi si svolgevano le partite di polo. Dalle porte in marmo si passa per raggiungere la moschea dell'imam con il suo patrimonio ricco di mosaici di piastrelle azzurre. Benché il portale sia allineato in posizione frontale rispetto alla piazza, la moschea è orientata verso la Mecca. Il soffitto interno offre un'acustica davvero particolare. Gli scienziati sono riusciti a rilevare 12 intensità di eco diverse. Anche la cupola, la più grande del suo periodo, rivestita di piastrelle colorate in ogni tonalità, si presenta nel suo più grande splendore. Sempre restando sulla piazza, visitiamo un'altra moschea dove un gioco di fasci di luce proietta sul soffitto il disegno di un pavone. Basta attraversare la piazza per accedere al palazzo reale di Ali Kapu a sei piani. La parte più interessante è senza dubbio la terrazza sopraelevata, con le sue 18 snelle colonne, che offre una magnifica prospettiva sulla piazza. Alzando gli occhi vediamo un pregevole soffitto ligneo con complessi motivi intarsiati che avevano lo scopo di creare un'acustica perfetta e discreta. Il nostro percorso prosegue con la visita della cattedrale armena del XVII secolo, esempio di architettura cristiano-islamica situata nel quartiere che ospita il popolo perseguitato. Conclude la giornata la visita degli antichi ponti della città situati sul fiume Zayandeh, che sembrano usciti dalle fiabe e che di notte, illuminati, sono davvero magici.